Ben ritrovati, signori. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, per iniziare oggi vi chiedo subito un supporto. Un mi piace, un commento con le vostre pagelle prima di ascoltare le mie, un'iscrizione al canale se ancora non siete iscritti e se volete pure un abbonamento per sbloccare tanti vantaggi esclusivi. Oggi parliamo delle pagelle di Juventus-Inter 1-1. Una gara che bene o male abbiamo già provato a descrivere, ma secondo me questo sarà un argomento che terrà banco anche nei prossimi giorni. Non so perché, ma ho questa sensazione qua. Vediamo se alla fine avrò ragione oppure no. Intanto vi ho pubblicato anche un altro video questa mattina in cui vado a commentare quelle che sono state le parole di Rabiot di ieri sera ai microfoni di DAZN, perché Rabiot l'ha buttata lì, l'ha toccata piano, ha deciso di dare un titolo, di dare un po' di chiacchiera, diciamo così, al popolo juventino, al popolo italiano, agli appassionati di calcio, e cioè dicendo che loro dentro lo spogliatoio parlano di scudetto e che lui personalmente ci crede. Quindi trovate tutte le considerazioni nel video che ho pubblicato questa mattina, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Allegri, voto 6 e mezzo. Secondo me la Juventus ha approcciato molto bene la gara, in una maniera anche inaspettata, in una maniera aggressiva, che non vedevo da un po', e questo credo che sia stato necessario per provare ad arginare l'Inter. Probabilmente con il senno di poi sembra anche qualcosa di logico, no? Pensarci. Lo era anche col senno del prima piuttosto che del senno del poi, però non me l'aspettavo. Però provate a immaginare una gara in cui scendi in campo con l'Inter e non l'aggredisci. Se loro prendono il largo è un problema, quindi era assolutamente necessario non andare in svantaggio. Allegri ha schierato Nicolussi e Caviglia al primo minuto, sì, situazione di emergenza, ma avrebbe potuto benissimo fare qualcos'altro, inserire magari un giocatore come Cambiaso mezzala, un giocatore come Ealing mezzala, avrebbe potuto cambiare qualcosa andando a scombinare tutto. Invece ha fatto la scelta più logica e coerente di un ragazzo che non aveva mai utilizzato praticamente fino a quel momento. E alla fine della fiera credo che il risultato di pareggio sia stato meritato. Credo che la Juve non abbia rubato questo punto. Credo che l'Inter non abbia fatto una grandissima partita. Credo che l'1-1 sia giusto, tutto sommato, per quello che abbiamo visto. Una partita solida, possiamo dire così, ma dove la Juventus nel primo tempo ha mostrato qualcosa in più. È solo 6 e mezzo per quello, perché poi il secondo tempo non mi è piaciuto. Nel secondo tempo, sia noi che l'Inter, tutte e due, abbiamo completamente rinunciato a cercare di vincere la partita. Infatti, il titolo del post partita ieri sera è due squadre che non hanno voluto vincere, che non volevano perdere. Peccato perché, a maggior ragione, dopo essere andati in vantaggio, secondo me c'erano gli estremi pure per portare a casa il bottino pieno. Nel secondo tempo siamo stati un po' troppo prudenti. Tutto sommato, credo che la valutazione sia di 6 e mezzo, perché alla fine la Juventus, dopo purtroppo il gol lo prende per un triplo errore del reparto. Lì c'è poco da fare, ne parleremo. È vero anche che il nostro gol nasce su un errore di Dumfries. Insomma, una partita che è stata sbloccata da un errore, è stata pareggiata da un altro errore della retroguardia. Bene o male poteva essere o così, una partita bloccata la sblocchi o così, o con un tiro da fuori, e Calhanoglu ci aveva pure provato non beccando la porta. E infatti, se mi avessero detto: guarda, nel pagella di Juventus Inter andrei a dare senza voto a Szczęsny, avrei detto: ma siete matti? Di cosa state parlando? È assolutamente impossibile. Invece sì, perché l'Inter, ragazzi, credo che abbia tirato 4 volte in porta, la Juventus una, cioè su 5 tiri in porta tra le due squadre ci sono stati 2 gol. Non ci sono stati pericoli, c'è stata quella lisciata di Thuram, c'è stato quel colpo di testa forse ancora di Thuram, c'è stato quel momento in cui Lautaro è stato perso da Cambiaso sul secondo palo, poi c'è stato il gol. Szczęsny non si è neanche dovuto impegnare. L'unica volta che hanno effettivamente beccato la porta in modo serio è in occasione del gol, dove c'è stato un triplo errore della difesa, dove Lautaro ha angolato molto bene. Io la prestazione di Szczęsny faccio fatica a valutarla. Faccio invece fatica a dare la sufficienza a Gatti, così come faccio fatica a dare la sufficienza a Rugani, così come faccio fatica a dare la sufficienza a Bremer, che tra i tre è quello che mi è piaciuto di più, devo dire la verità. Bremer è quello che merita un voto più alto perché la sua partita è stata comunque buona. Però, ragazzi, l'errore è troppo grande di tutti e tre. Provo a rispiegarlo. Andiamo con ordine. C'è Rugani che fa un'uscita avventata. È vero che la Juventus era in pressing in avanti, certo, però quell'uscita ai 100 all'ora in scivolata su Barella è un suicidio. È letteralmente un suicidio. Più la riguardo e più non ne trovo il senso logico. Poi, per il resto, tutti e tre hanno fatto una partita
più o meno ordinata, forse Gatti un po' più pasticcione degli altri, però niente da segnalare sulla partita dei tre, ma quell'occasione lì, quel gol lì, quel pareggio dell'Inter, con Rugani che esce mille all'ora, con Bremer che non si vede andare in anticipo su Thuram, con Gatti che si perde completamente Lautaro, che fa un bellissimo movimento, ma Gatti non lo capisce. Se nelle puntate precedenti eravamo qua a dire che la difesa era quella che ti faceva portare i punti, ieri sera la lettura è esattamente l'opposta. Cioè, noi siamo stati qua per settimane a dire che la difesa ti faceva fare punti e che l'attacco invece si sacrificava per la causa. Ecco, ieri sera la difesa invece è stata quella che ha fatto gli errori e l'attacco è quello che ti ha trainato, sia una parte che dall'altra, perché Juve e Inter fanno gol col centravanti su assist della seconda punta, che va a svariare un po' di più perché né Chiesa né Thuram sono effettivamente seconde punte. Molto simile come concetto, eh? Cioè 3-5-2, tutte e due. Gol su un errore dei difensori. Gol che viene dall'esterno, che viene adattato a seconda punta, che va a svariare, si allarga e mette il pallone dietro al rimorchio, con la punta che di prima arriva e tocca il pallone. Partita fotocopia da questo punto di vista, da questi punti di vista. Poi c'è tutto il discorso differente della gestione del pallone, perché l'Inter nel secondo tempo, secondo me, quando è iniziato a gestire il pallone, ci ha fatto vedere un po' i sorci verdi senza mai riuscire a concretizzare, perché non voleva scoprirsi. Però noi dopo il pallone non l'abbiamo più visto, mai più visto, sembrava che l'avessero messo sotto la maglia e portato a casa, tipo il bambino che arriva e dice: il pallone è mio, le regole sono mie, tu non giochi. Peccato, peccato, perché la difesa che è stato il nostro fiore all'occhiello per settimane, ieri sera, è caduta in tentazione, diciamo così. Cambiaso 5,5, non so se è stato per via di quel giallo che si è preso subito, quel fallo di mano, boh, forse anche un giallo un po' severo, posso dire la mia, però si è visto poco dentro la partita. Si vedeva di tanto in tanto andare dentro il campo, perché la Juve comunque approfittava di Cambiaso da una parte e anche di Kostić dall'altra, poi ne parleremo, per andare a occupare delle posizioni centrali, per lasciare un po' di ampiezza a Chiesa e McKenny. Però sì, la partita di Cambiaso niente di spettacolare a segnalare, secondo me. Voto 6 invece a McKenny, la solita sostanza, lui dentro il campo ci mette sempre tanto, mi è piaciuto molto perché andava ad aggredire Acerbi, c'era questa indicazione tattica da parte di Allegri di andare ad aggredire Acerbi per non lasciare giocare l'Inter. Infatti il primo tempo della Juve mi è piaciuto perché la Juve era aggressiva, voleva lasciare l'Inter là, poi forse troppo aggressiva perché, ripeto, quell'uscita di Rugani un po' avventata, un po' tanto, bisogna trovare quell'equilibrio tra le due cose, perché ribadisco, la Juve lì non è che prende gol perché vuol pressare o perché vuol attaccare. La Juve lì prende gol perché ci sono delle letture sbagliate, che sono dei concetti differenti. Se quelle letture le fai bene, magari gol non lo prendi. Semplicemente Allegri ha detto: dovevamo far fallo prima. Ci può stare, è un'altra lettura pure quella. E sei a McKenny, che comunque lui sta facendo la sua stagione, ci sta mettendo tutto quello che ha, e inaspettatamente è sempre uno che la sufficienza la porta a casa, titolare inamovibile di questa Juventus. 5,5 Nicolussi, che per la prima volta gioca da titolare una partita di questo tipo, il 250esimo derby d'Italia. Devo dire la verità, non mi è nemmeno dispiaciuto tanto, lui è stato buttato nella mischia e non è mica facile, eh? Anche perché poi Nicolussi è uno che è cresciuto a pane Juventus, ha fatto tutta la trafila, quindi gobbo nell'anima. Provateci voi a giocarvi come prima partita davvero top nella carriera un Juventus Inter allo Stadium, che può voler dire primato. Io non ce l'avrei fatta, devo dire la verità, avrei avuto le gambe piegate dall'emozione, ero emozionato io per lui a pensare a uno scenario del genere. E tutto sommato devo dire che la differenza col centrocampo dell'Inter nel primo tempo non si è vista, anzi, perché la Juve è stata la squadra più convincente. Però secondo me nel secondo, quando l'Inter ha aumentato i giri del motore, infatti dopo Allegri, dopo un quarto d'ora l'ha sostituito, Nicolussi è andato un po' in banana, diciamo così. Ma è normale, ci sta. Cioè la differenza di livello, di velocità, con dei giocatori che invece queste partite le giocano da anni e anni e anni. L'Inter l'anno scorso ha giocato una finale di Champions con questi centrocampisti, praticamente. Ci mancherebbe altro, cioè veramente ci mancherebbe altro che Nicolussi possa essere pronto ad avere la stessa velocità di pensiero, di ragionamento, di interdizione di questo tipo di calciatori, sarebbe una follia. E quindi secondo me poi ha un po' pagato questo aumento di giri del motore dell'Inter, non riuscendo più a trovare la posizione, come ha detto lui tra l'altro a DAZN,
avevamo preparato una partita di un certo tipo con McKennie che si alzava su Acerbi, e nel secondo tempo invece abbiamo voluto cambiare ed ero io che andavo invece su Çalhanoğlu. Segno che dentro allo spogliatoio nell'intervallo sono andati un po' a ritrattare l'uomo su uomo che avevano preparato, che aveva funzionato molto bene, per essere più cauti e per cercare di far scivolare via dei minuti di gioco, fare in modo che l'Inter potesse creare poco o nulla, quindi passare da una Juve molto aggressiva ad una Juve più passiva, e questo è stato evidente, lo abbiamo visto tutti con gli occhi e lo ha confermato anche Nicolussi dicendo che poi c'è stato questo cambio di marcature a fine primo tempo. Però io direi che c'è margine per ripartire, perché se un ragazzo gioca un Juventus-Inter e i primi 45 minuti tutte le differenze tecniche e mentali e di esperienza del caso, e ti fa una partita in cui dici oh, l'unica volta che hai dato difficoltà è quando gli altri hanno iniziato ad alzare il giro del motore e perché la Juve si è abbassata, ormai ci sono delle buonissime, buonissime basi per vedere qualcosa di buono in questa stagione, come abbiamo visto l'anno scorso con Miretti e Fagioli. Bravo Hans. Voto 6 a Rabiot, che Rabiot è sempre lì per me quest'anno, in quel limbo lì. Un giocatore sempre meno appariscente. L'anno scorso avevamo imparato ad esultare spesso e volentieri ai gol di Rabiot. Quest'anno è a quota 1 in campionato, prima giornata con l'Udinese, un po' più contenitivo diciamo rispetto all'anno scorso, però dentro al centrocampo quanta presenza che ci mette, quanti palloni che va a convertire, quello scontro con Barella è sempre bello da vedere, la sufficienza in un modo o nell'altro se la porta a casa. Voto 5 mezzo a Kostic, non mi è piaciuto tantissimo, devo dirvi la verità, in generale io sto ancora facendo fatica a trovare il Kostic dell'anno scorso, però nel primo tempo pimpante anche lui, mi è piaciuto, poi nel secondo si è un po' abbassato, c'è da segnalare quel giallo a Cuadrado che è un fallo che ci stava tutto, gli era ridato indietro diciamo così rispetto ai pochi minuti prima. Però voglio segnalare una cosa molto interessante dal punto di vista tattico, e cioè che Kostic giocava dentro il campo nel primo tempo, cioè nel primo tempo Kostic giocava dentro il campo e Chiesa si allargava. E Chiesa infatti nel primo tempo, quando prendeva palla, diventava pericoloso. Nel secondo tempo a me è sembrato quasi di vedere Kostic che faceva il terzino a sinistra con Gatti che faceva il terzino a destra, forse perché erano cambiate le marcature, forse perché Rugani e Bremer sono andati uomo su uomo con Lautaro e con Thuram e quindi sono dovuti scalare, quindi magari Gatti andava su Di Marco che era quello che scendeva a sinistra e Kostic su Dumfries che era quello che scendeva a destra, per cercare di prenderli comunque in quel modo lì. E poi sembrava quasi che Cambiaso fosse una mezzala e quindi andava a prendere il Mkhitaryan di turno e che poi ci fossero quasi un 4-3-3 con McKennie alto a destra, con Chiesa largo a sinistra, con Nicolussi e Rabiot dentro il campo. Quindi ci sono state un po' di cose strane, di marcature strane, di scalate strane, secondo me è quello che spiegava Nicolussi. Però Kostic che entrava dentro il campo era una roba che sinceramente non mi aspettavo, perché non mi sembra quel tipo di giocatore lì. Cambiaso lo fa con una facilità incredibile, Kostic è invece sempre stato largo. Ieri per la prima volta abbiamo visto un Kostic che entrava dentro il campo, quindi questa è una buona indicazione anche in chiave futura per cercare di garantire quell'ampiezza a Federico Chiesa. Federico Chiesa che si porta a casa un 6,5, perché comunque l'assist è suo, l'assist è tutto di Federico Chiesa, quella giocata è tutto Federico Chiesa, e con Vlahovic ha un legame. Adesso li facciamo insieme, no? 7 Vlahovic, 6,5 Chiesa, ne parliamo insieme. Quella palla che recupera Dujan sullo stop errato di Dumfries e che non appoggia Rabiot, c'è proprio Rabiot che fa così, si tira indietro, dice va bene, giocala te, si gira e manda Chiesa in profondità, largo a sinistra, con Chiesa che punta, che punta, che punta, che punta, che mette il pallone a rimorchio dietro, perfetto, perché sa che lì arriva Dujan Vlahovic, che la colpisce di prima intenzione, Chiesa la mette col sinistro, Vlahovic la colpisce col destro, tanta roba, tanta, tanta, tanta roba. Questi due sono collegati, hanno quel legame che si portano dietro, forse perché nasce anche qualcosa fuori dal campo, forse perché nasce qualcosa anche alla Fiorentina, non lo so, ma questi due insieme sono tanta, tanta, tanta roba, veramente tanta, tanta, tanta roba, e secondo me questo dovrebbe essere il nostro pane quotidiano. Cioè Chiesa sulla sinistra che lotta, che scatta, che sprinta, che punta, che mette il pallone dentro l'area per Vlahovic, e magari con un esterno a destra dall'altra parte che fa lo stesso lavoro di Chiesa,
sarebbe meraviglioso, perché ci sono tutte le caratteristiche per formare un 4-3-3 con questi giocatori, cioè con questi giocatori, con questi attaccanti qua, perché secondo me potrebbero andare ancora meglio. Sapevamo che da Sassuolo in poi praticamente l'attacco non segnava più, l'unico gol era quello di Milik, mi pare, con Lecce in casa su un, tra l'altro un calcio d'angolo. Ecco, ieri sera invece siamo tornati a vedere gli attaccanti e ragazzi, giriamoci intorno finché vogliamo, non è un caso, sono tornati a segnare gli attaccanti nel momento in cui la Juve è tornata a pressare avanti, non è un caso, e lì si spiega la scelta di Dusan Vlahovic piuttosto che una più conservativa come quella di Milik, perché Milik sarebbe andato magari a marcare un uomo e io non mi aspettavo una Juve così aggressiva, anzi mi aspettavo un Milik che andava a marcare magari Çalhanoğlu con un Chiesa che ripartiva in un 3-5-1-1. Mi ha sorpreso molto questa aggressività da parte della Juventus e mi è piaciuto molto il gol che siamo andati a segnare. Certo, nasce da un errore dell'Inter, però noi poi siamo stati famelici, cattivi, veloci, cinici. L'unica vera occasione da gol, se vogliamo, perché poi c'è stata quell'altra di Chiesa che tira in area dopo una rimessa lunga di McKennie, dopo che Rabiot la pulisce, Chiesa arriva sul mancino, tira alto e anche fuori largo, non solo alto. Però questa roba noi la sappiamo fare, e i nostri giocatori di questa roba ci vivono, cioè fa la differenza quando la facciamo. Dobbiamo imparare poi a leggere bene le situazioni, perché se dobbiamo fare sta roba perché ci conviene, perché gli attaccanti traggono beneficio da questa roba, poi non possiamo fare delle uscite killer come quelle di Rugani, non possiamo aspettare senza andare in anticipo come Bremer, non possiamo perderci uomini in area di rigore come Gatti. Vanno messe insieme queste due cose. Se mettiamo insieme queste due cose, le parole di Rabiot, ci credo per lo scudetto, le faccio mie, perché oggi non ci credo ancora per lo scudetto, non ci credo, però sono contento di vedere che la Juve qualcosa di nuovo prova a farlo. Voto 6 a Locatelli, che entra con il suo tutore, abbiamo visto poi anche dopo che provava a mettersi la giacca nel post partita, che aveva questa roba che insomma Loca anche nel momento in cui ha dolore fisico dice va bene, Juventus ci sono pronto, e poi sinceramente non me la sento di dare una valutazione a Ken, a Milik e ad Alexandro. Alexandro ha giocato 12 secondi netti ed è riuscito a farsi saltare da Cuadrado 5 volte, però va bene, Milik e Ken, Ken qualcosina di più si è visto, ma proprio poco. Milik credo che abbia toccato un pallone di testa, vado a memoria, ma dovrebbe essere una roba di questo tipo, praticamente mai presenti. E questo è tutto, questo è quanto, queste erano le pagelle di Juventus-Inter 1-1, fatemi sapere se siete d'accordo con le mie valutazioni qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo ragazzi a tutti in the box oggi pomeriggio in live su Twitch per parlare della Juventus e di tanti altri argomenti, anche se io col trasloco questa settimana non ho visto nessun'altra partita di Serie A e quindi parlerò soltanto della Juve, e vabbè, bisogna fare di necessità virtù.